L'ho citofonato due o tre volte e non ha risposto chi è. Nini e Morellina. Non faccio giù un video se mi finisce il video. Hai capito? Poi magari sputta quando o fare il gite per esempio, ma se non lavori sabato e domenica o lavoro non lo cerca, non lo fai, non pensare no voglio dormire più, no non dormire fatto, non dormire fatto, gli asset pure lo stesso orario quando abbiamo lavori e va a dire vado a fare una gita con i tuoi figli, digli alle tue figlie cercate di avere la mentalità, ma vi asate pure un'ora prima di prendere alla leggera la vita, con impegno lo studio, e poi me ne usciti così potete fare gite. Idrea a Claudio. Nigna mia. Che cosa? Che sei la nigna mia? Stare con nigna mia. Poi parli. Come va? Non hai portato i tuoi a casa? Dalle 20.30 a 21. Perché? Hai il naso alla Ratatouille, quel cartone animato dei Rai. Ma che Ti faceva il cuoco. E come mai? È scritto tutto da che ora? Da che ora sei sotto? Dalle 20.30. Perché sei tardato? Perché non ti faccio le mani? Te la potevo lo scrivere. Un articolo. Te ne frega, non ti vuole. Te ne puoi fregare? Sì. Perché non te ne freghi? La cotoletta è rimasta? Vada a mangiare. Sì, perché non te ne frega? No, ma sto con te prima. Perché non te ne freghi? Sta zitto! Invece scrivere, salivi di sopra, te ne fregavi. No, tu sei storta, anziché incoraggiarmi, sei storticella. Ma poi che devi raccontare? Sì, sei storticella. Il coraggio, però devo di mangiare. Io sto con te, mangio, no, io sto con te prima io. No, prima mangi. Chiusa la macchina. Sì. Allora. Le portate a posto. Le portate a posto. Porco Dio, sta zitta. No, quella è fredda. Le portate a posto. Sì. Sì. Ci sto bene però così. Vale Enrico. Tu l'hai portato a posto? Sì. E poi devi andare di qua dove sei andato, alle 7:30. Ah? Alle 7:30 dove sei andato? Porco Dio. Dove sei andato alle 7:30? Vicino al lato Mary Kate. Sei stato in macchina? Sì. Quella parte da casa a posto? Sì. Non mangiare mai. Ho portato la carne di vitello io. Ti mangiando, ti ho portato il. Ciao, il parmigiano. Ciao, il parmigiano. Sì. Quello grana? Sì, sono i piselli che ho fatto io. I piselli? Ti riscaldo, non vale la pena, no? Ah, mi calasto! Non tutti i tiro 300. Vuole accettare questa cazzo non vale la pena. Questa zio non vale la pena. No, no. Vai avanti. Nigna e Monella. Ti riserva. Sì, dopo, dopo. Dopo. Vai avanti. E voi non avete mangiato? Sì, certo. C'è la moglie di che c'è proprio di Sinzio? Quella di pollo voi. Sì. Metti di pizzelli, dai. Nigna, che preghiamo a Dio, grazie per mangiare. Dagli la colonna che non ne hanno. Sì. Vai avanti, madonna. Basta. Non c'è. Nigna e Monella, faccio
una foto al ricordo. Che mangio, che mangio la cotoletta. Sì. Oh, se mi si capisce. E non si dice a barbare, non mi dà perché sto a barbare. Non è male di solito a barbare, se non si capisce. Non ci fa la pizza, ma come? Tu, ma come? Favoletto. È vero? Non mi devo cercare a me. Ma mi sto bene così, ma è tanto che ma è più. È vero? Accettiamo l'offerta. È pesante, è pesante. Ma non fai così, guarda. E casa, non è andato che non è andato il 100.000. Ah, la pensa come voi, che avete fatto bene. È tenera, Ninna. Sì, io sono contentissima. L'hai potuta? Quella carne te l'ha dato lui, ho preso al banco. Ho preso il banco, lo faccio non c'è l'aria, l'ho dato a lui. Lui l'ha dato? Sì. Lui ha detto, scusa, che fai, non vieni, non è lì, non leggi. È vero? Quella di ieri che ha vinto. Cretina, accetta 49.000 lire, come poteva ir avanti? Che nel pacco. Infatti, tanto tanto. O comunque che girano fino alla fine. Scemi. Cifre altissime. Avete ci sono 100.000 euro o 300.000 euro. Ma oggi non si mangia di male. 49.000 euro. Come ieri sera? Ma per favore. Acidità, reflusso, difficoltà di digestione. Sara, puoi scegliere un prodotto che agisce rapidamente, senza sostanze artificiali e fatto da un'azienda sostenibile. Puoi provare Neopianacin. Con la sua formula biologica,
calma rapidamente i disturbi dello stomaco, rispettando il tuo organismo e anche l'ambiente. Ma ieri che ha vinto ieri? Quello là. 39.000 lire. Ieri? Il euro di 100.000 euro. Ma ieri? Farà calma. E stasera andava 10.000 e 300.000. Vedi che però striscia la notizia. Ha indagato che loro la RAI si mette d'accordo con i concorrenti per dire arrivate a un certo punto, perché così attrae i telespettatori, hanno capito che non c'è criatrice che fa questo, però che ne so io, può essere vero come può essere non vero, che saccio. Se io non vedo non credo io. Guarda, 300 e 100. Dottore. Il dottore dice, avrei in questo preciso momento offerto 180.000 euro. 180.000 euro, già prima. Quale avrei potuto rifiutare? Quale è il risultato? E qui probabilmente per assurdo era più facile adesso, perché il paracadute è di 100.000 euro. No, qua avrei rifiutato sicuro. Allora, 49.000 euro è una cifra bellissima. Una coppia, due bimbi piccoli. Non si può giudicare se non si è qui a giocare. Ma quando si è lì, siamo sopraffatti dalle emozioni, siamo sopraffatti dai timori e anche dai propri desideri e anche dalle responsabilità. Quindi qualsiasi decisione che prende una coppia o prende il concorrente, io dico sempre va rispettata ed è la cosa migliore che in quel momento si poteva fare. Sì. È chiaro che adesso facciamo il tifo affinché ci siano 100.000 euro, come dire, la delusione è leggermente. C'è il 9 di Roberta, la Puglia. Non sono stata coraggiosa. Si è superata. Non siamo. 49.000 euro accettati. Pacco numero 16 che ha destino affidato a Fabrizio. Quanto contiene? Al mio 3 lo apriamo. 1. 2. 3. 100.000 euro. Vabbè, posso dire? Meno male. Meno male. C'è un programma televisivo interessante. Che c'è? Ma dove? Ma 74 anni di RAI? Non sia RAI. E dove? Non sia televisione. Ma dove? Qua? Su RAI 1? Ma tu l'hai vista a Namibia? Di Piero Angela, cazzo, l'ho perso io. Grazie.
Quanta luce c'è? Sì, perché fanno la traduzione che faceva Mike. Per festeggiare i 74 anni che è nata la TV. Che buona la fede, prova per fare l'imitazione. Regina Raffaele. Thank you.
la trasmissione con la domenica sportiva, con arrivi e partenze con Mike Buongiorno, che iniziava proprio l'avventura televisiva. E allora noi abbiamo pensato, per festeggiare nel modo migliore questi 70 anni, di prendere a prestito uno dei titoli storici di Mike, il quiz per eccellenza, e il rischia tutto, e fare una puntata speciale del rischia tutto per ripercorrere tanti volti, tante tradizioni, tanti personaggi, tante storie di questi 70 anni della RAI, Radio Televisione Italiana. E lo facciamo con tre coppie fantastiche di concorrenti, Mara Venier e Alberto Pallano. Di essere qui, però all'ingresso non mi hanno fatto entrare perché mi hanno scambiato per pupo. Adesso non so se state 70 anni, però potevo entrare anche con il pupo. Grazie. Chissà perché. Allora, ho parlato di Mike, che non ha bisogno di presentazioni, che è storia della televisione, ma adesso abbiamo una sorpresa, perché ci colleghiamo con l'uomo che si identifica perfettamente anche qui con la RAI. Anzi, siamo d'accordo stasera, per tutti noi, questa sera è il presidente onorario della RAI. È lui, è Super Pippo! Pippo Super Giselli. Pippo! Lo senti di applauso? Ecco, tutti in piedi, è il nostro affetto! Pippo! Dove stai, Pippo? Mi vecchiava, Pippo. Ma la televisione, che anno era e cosa trasmetteva? Che anno era, caro? Era il 1954, però la televisione a Catania arrivò nel 55, un anno dopo in Sicilia. E poi papà, per festeggiare la televisione, comprò il mio televisore. Quando nel 58, quando comicità,
cult e che vuol dire cult? Naturalmente non potevamo culto raccontare tutto e tutti questi 70 anni. Molti non ce ne saranno fuori, ci scusiamo fin dall'inizio. E abbiamo selezionato però la parte del varietà, soprattutto, e non tanto la parte giornalistica. E avremo modo nel corso di quest'anno, di questi festeggiamenti, la Rai avrà tante trasmissioni da dedicare anche agli approfondimenti. Prima però voglio iniziare da Alberto e Mara. Mara, qual è il tuo primo ricordo, la prima trasmissione e il ricordo di questa... Ma guarda, ti devo dire il rischio a tutto. Perché noi abitavamo, mio papà, a Ferroviere, nelle case di Ferrovieri, e mamma comprò a rate, la prima, noi eravamo 60 famiglie in quelle case popolari, e a rate comprò tutte il migliore, ovviamente in bianco e nero. E io mi ricordo con il rischio a tutto, venivano tutti i ferrovieri a casa, perché tutti avevano il televisore. E allora mi ricordo che in quella serata arrivavano gli altri ferrovieri, con i figli, era un evento meraviglioso, e veramente io ricordo... Sono molto felice di essere qua stasera, perché in qualche maniera vivo proprio quel periodo meraviglioso della mia vita. Quello che cercheremo di fare. Non partivo mai. Non partivo. Come ti fermi a vedere una televisione? Grazie. Tu, Alberto, come lo ricordo? Stavo pensando, il primo ricordo in bianco e nero, avevo, non so, 4 anni, se non ricordo, ed era la televisione, questa televisione rossa, quelle con le antenne così, e guardavo il cartone animato. Arrivo alla televisione a colori e mi ricordo questo gigante, questa belva, no, con tutto il tubo catodico che c'era, e mi sembrava qualcosa di incredibile, cioè, mi ricordo proprio il passato, dal bianco e nero a colori, quindi quando mi diai a colori mi sembrava già un altro. Loretta Noci, storia! Quanto avevo da raccontare? Dovremmo fare una puntata solo su di te. Senti, il tuo ricordo? Il mio ricordo è... ne ho due o tre, ma uno importante per me è il musichiere. Musichiere, perché io ero un elettore di mamma e papà perché avevo l'epatite. E quindi mi hanno fatto vedere la televisione e c'era una bambina che si chiama, e lo voglio dire perché spero che mi senta e devo tutto anche a lei come spinta, che si chiamava Maria Letizia Gazzoni ed era l'interprete di questo romanzo Ragazza Mia insieme a Lea Padovani, che andava in diretta. Lei era ospite al musichiere e ha cantato Dove vanno a finire i palloncini quando sfuggono di mano dei bambini. E io davanti alla televisione ho detto, ma come fa questa bimba a stare dentro? Non so perché ci sto ancora io, però. Però. Mi ha spinto la curiosità. Luca! Io da tantissimi, ma forse il primo, magari non è il primissimo, però quello a cui sono più affezionato è le prime volte con tutta la famiglia davanti alla TV da piccolo. E un po', visto che siamo anche qua in questi studi. Mi fa piacere ricordarlo, ed era lo scommettiamo che di Fabrizio. Di Fabrizio, che si è arrivato. Ed era un momento di famiglia molto bello. Piero, il tuo ricordo? Stavo pensando, perché tutti ne abbiamo molti, ma io ho perso la memoria in questo momento, e quindi penso di non poter partecipare neanche al programma, ma per fortuna c'ho lui. Però no, uno ce l'ho. Cioè, visto che io a scuola ero un asino, e all'epoca non potevamo permetterci a casa né una tata, una babysitter, una professoressa, le lezioni di recupero le facevo con Non è mai troppo tardi. Il maestro Marco. Era il mio maestro da casa. Nino, il tuo ricordo? La televisione in Sicilia è arrivata un anno dopo. Io mi ricordo che per vedere la televisione tutte le sere andavo a nuoto a Reggio Calabria a vedere la televisione. Ma questo è il ricordo. Bravo, Nino. Ma la televisione era in bianco e nero, però in televisione andavano un giallo. Non è che si veda così bene. Va bene, iniziamo a giocare. Registrazione notarile, vediamo chi inizierà. Dal mio 3, 2, 1. Sono per primo turno. Anche inizierà anche lui. Oh, Roberta Coggi, Luca Piantero, per me. Scegliete la materia e il valore. Scelgo io, non vado? Sì. Allora io partirei con Cult da 2000. Cult da 2000. Vediamo di che cosa parliamo. Parliamo di Renzo Arbore, altro grande numero uno della televisione. Cult assoluto.
ricorda alcune di queste trasmissioni. E veniamo ai nostri giochi. Che dica? Sta a Ginevra. Mi piace svegliato, grazie a te. Ciao a tutti gli amici dell'altra domenica. Ciao. Per non dire... Vado a me. Vabbè, che dici? E che stiamo nuotando del brodo di Giorgio, dove il brodo primordiale? C, un pantalone, T, la palla con te, no, grazie. Tu stai cominciando a parlare un momento. Ma fissa, perché non ti metta uno che c'è 70 anni di che festeggiamento della televisione italiana? No, ma va a essere da mare. Allora. Gnigne e Monella. Ma non dire gnigne. Gnigne non capisce un cazzo. Capisce niente. Non lo capisce, è un limitato. Cervello.
Ora vengo, aspetta. Nina rompe il cazzo. Nina vaffanculo. Nina stranzettante. E quando io andò a mio zio, a mio cugino. Scrivo questo di qua, questo di qua. Questa è una battuta. Beh. Voglio ricattare adesso questa battuta. Enrico Morra, Enrico Morra. Pippa, la musichetta roba, e quella cotoletta, e quel piselli, venga a mangiarmi alle 12 domani. Sì. Capito Teresa? Maccarrona. Nina non capisce un cazzo. Io voglio stare con Nina mia. Con Ninnina mia, vaffanculo mio, Ninni. Nina è stronzettata. Aspetta, lo vedi, sto facendo una cosa, cavolo. Minzica, quanto pressa. Che cazzo è il coso? Mamma madonna. Ecco qua. Sapevo come si caio. Le patatine questa, queste walko is way. Faccio finta che senso. Allora. Che fai Nino dice? A storta che si faccio. Asci. Su che facite. Oh. Non sfuggirsi, non sei umile a correggerti, quindi no. Nina è storta, Nina rompe il cazzo. Nina è cretina che chiude come una storta la televisione, la televisione come una storta. Zitta, storta. Avevo stare con te. Sono solo. Yeah!
No, non da tutti ridere. Guarda la televisione, no? A me piace la televisione. Nigni e Monella. Guarda chi sono questi. Nigni, capisce niente di parlare. Che devi fare là dentro? Ho fatto i denti, ho pulito gli occhiali. Poi? Ho pulito gli occhiali. Ho sparecchiato. Poi? Niente. Sono le cose a posto in frigo. Hai mangiato tutto? Oh, tutta la cotoletta. Poi domani mi mangio la cotoletta. Quella... Tutta no? No. Quella di pollo. Quella di pollo tutta? Quello di vitello e il resto dei piselli domani alle 12. Le mangiate la di pollo? Sì, cioè così sembri, sai, che sembri la foto infreddolita Windhill 2016, me la ricordo ancora. C'è capelli, che c'è capelli? I capelli nel collo. Sì. La porta di mia mamma non l'hai chiusa. Scorreggiare io. Che schifo. Hai visto che mi sono mistero che scendi i capelli? Non l'hai capito la battuta. Hai fatto sì di capo. Sorride tipo bella fragiluccia, tipo triste, tipo che ha subito qualche cosa, dico durezze. Ho subito. Ok, tu si rompi il cazzagno. No. Sgagno. Basta, chi? Fai un culo. Sta chiuso. Vieni. Ma viaste. Aspetta che abbasso. Chiudila, torniamo. Vabbè. Calduccio. Sai da un lato che era meglio un divano anziché il letto? Perché nel divano, se magari... c'erano le case di una volta, eravamo davanti alla televisione e c'erano tutti seduti insieme, invece così uno tutto troppo separato. Me l'ha detto pure la professoressa di matematica, di italiano alle medie, troppe televisioni in casa vuol dire che vi separate la famiglia, così si separa. Volta uno si riuniva tutto. Lo so. Con casa morto, quella era. Ti devo dire. Calduccio, vero? Come è bello Calduccio? Sì. Calduccio, vero? Butta l'occhio. Io dormo. Domattina vengo da te io. Anzi, domani scrivo. Scrivo dalle 9 alle 10 e mezza. Oggi stavo mandando Natalia i messaggi. Un messaggio, non è interessata. Okay. Ed è come se... E poi tu quando ho detto sempre che chiami una dell'associazione che abbiamo visto lo spettacolo teatrale che c'era di Seferi c'erano i disabili che facevano teatro siccome il messaggio che mi stavo mandando ho detto non sono interessato, è come se siccome prima ti ho detto non mi chiamare sempre, è come come se io sono rimasto gelato per quello che mi ha detto, anche tu rimani gelato quando mi dico non devi mandare i messaggi. Minchia mia, ti voglio bene io. Allora.
Sta zitta, start. Giochi rotto. Capisci un cazzo di parlare. Capisci un cazzo. Capisci un cazzognolo. Capisci un cazzognolo! È bella gnignina. Ma allora sto con le guance, vedi, eh? Ti ricordi quella foto che abbiamo fatto a Windhill? Che eravamo io e te, io ero elegante, tu i capelli lunghi. C'è la mia vita, amore mio. E via. Ecco. Corre la tosse, sai? Ti con la tosse. Guardate bambina, sai? Per l'epologia. La prevologia, non mi ricordo. Sì, bello. Non lo so. C'è cioccolate? Coit. È tutta. Vai, la fai la barba? No. Lascia così. Mi piace così. Coprimi, coprimi. Ma sta zitta, non rompi i guiglioni. Ah, non fai, ah. C'è un po' di guiglionetti. Fai, ah. Guiglionetti! Non fai. Ah. Non sono. Sto andando a dormire. E vai, che ora, dai. Vado a passare. Sei venuto tardi, che vuoi? Forse che prima, giusto? Tu domani a che la mangi? Sì, a che la mangi dalle 12? Oh, più o meno, 12 ore. Se lo vuole mangiare tua mamma, io di. Oh, boh. Dico. Si dice. Non mi ricordo. Prima stavi di più, giusto? Sordo. Pure. E vai, vai. No. Sei con gli... Come c'è? Con gli incendi. Che
mi addormenta niente. Ce la fai? Sì, non ce la più. Oh, ma che bello sto con le guance io. Ah, che cazzo ho fatto, porco di... Tutto dove l'ho preso? Qua. Sulla fronte? Porco Dio. Ma che capito. Che ho spostato. Ti sei fatto male tu? No. No, mi sono spostato questo. Con la mano ti ho colpito. Volevo spostare il cuscino. Ah, con la mano, non con la testa. No, scusa, amore, scusa. Voglio bene io. Oh nonno! Gnigna voglio bene io. Che gnigna è monellina, gnigni. La voglio troppo bene, ninnina mia. Kit. Sto scrivendo l'articolo e l'articolo Dio canto Regeneration. Io mando per la media se ti scrivo belle cose. Che gli scrivi? Che devono fare un CD con le canzoni dei bambini. L'hanno fatto. Oppure il palco io canto Generation e fanno tutti magari in estate cantano tutti magari nel 2024. Io ho scritto a Milano, 2025 a Roma, e ho scritto pure in Reggio Calabria e Motta San Giovanni e Lazzaro. Vai, che ti sto addormentando, vai. Zitto. Vai a spaventare, dai. Dai. E dai. Ciao, città. Facci. Io devo dormire con te. Ciao. Come nei vecchi tempi. Arrivo a casa e sono triste, poi. Tu dove futti? Io no. Tra quando dicevo tenda futti mia, tu mi ripetevi tenda futti mia, ti ricordi? Tu mi dicevi così. Per scherzare. Lo dicevi? A telefono, ti ricordi che lo dicevo a telefono e tu lo ripetevi per scherzare. Non mi ricordo mai. Sì, tu. Tu padre poi. Mio padre lo diceva. Forse no.
Però io bene, davvero. 100 euro. Cosa? Io bene, io. Sì. Vai? Mm. Oh no. Io bene. Oh no. Io starei qua, io. E stai qua? Dormo nel divano. E dove? Da tutti di Dio. Non ero ancora. Guarda la macchina, non dormo. Devo partire questa volta. Sanno che sei uscito dalla macchina. Sanno che sei qua? Sì.
Dove vado? Cosa? Faccio a casa io. Ma chi lo faceste quando vengo e mi piglio subito? Stai qua. Stai qua, dice. Dai. Dai un bacio. Sta zitta. Mi toccato il braccio. Gnè. Come mai? Ma sta zitta, gnì. Mi toccato il braccio. E se ti metti così? Dai, vai. Ma sta zitta, sta zitta. Dammi un bacio. Dammi un bacio. E sta gnì. Un bacio sulla faccia a destra due volte. Due, tre volte e poi sulla... Poi sulla,
la boccuccia. Quindi questo con tutto. Scappato non posso. E dov'è? E dov'è la spina? Fuori. Sì, però qui rischia di prendervi la corrente se si bagna la spina. Capito? E non va bene. Che cosa? Che cosa? Sì. Mia manella. No. Gianluca mi piace. Con voi si può zanniare, ma se certo zimbi maiali in barba, lo sai che succede? Che il zannia sembra sciano. Tutto è troppo. Qual? Non è tutta. Ma è troppo quella. No. Questi saldi. Vai, vai, stai. Ferma, ferma. Io ferma. Certo. Così, tipo, che va ad arco così. Qua, ti ho visto qua. Qua, che... Che spettacolare. Guarda, guarda, stai meglio così. Col sorriso. L'hai visto? Colori devo farli. Stanno bene così. Così non ti ha fatto il lavoro completo, stai bene. Pure che sono gonfio.
Sì. Marco, Marco. Allora, io volevo dire che tanti ragazzi oggi parlano dei problemi che ci sono in periferia con la trap, la rap, eccetera. Non hanno la capacità tua di farla cantare. Ma sono suoni, ritmi, ma tu hai una cosa. Le tue canzoni arrivano a cuore, trasmettono tanto. È un vero trucco, perché questi ragazzi prima di tutto scelgono una strada palesemente molto aggressiva e disponibile. Ma è vero che loro celano delle solitudini all'interno delle famiglie che non riescono a concepire i cambiamenti della vita, del mondo e anche dei ragazzi. Ogni epoca ha avuto le sue trasgressioni, ogni epoca ha avuto bisogno della piazza, della rivolta, che è avvenuta anche musicalmente. Però teniamo d'occhio questi ragazzi, perché sono messaggi chiari questi. Vogliono aiuto e vogliono essere ascoltati. Grazie. Bravo! Grazie Renato per essere stato con noi in questa serata per festeggiare i 70 anni di questa giovane ragazza. Aspetta, zitta! Zitta. Se la vuoi tu la cotoletta domani con i piselli? No, le partite. Dai, la mangio, vengo domani alle 12. Mille. Mila. Sì. Ti escono 10 meglio i capelli così. Sì. Sì. Lasciali così. Nina è bella stronzetta. Sì. Qua. Aspetta quanto mi segno una cosa sola, ma brevemente. Quanto mi segno solo il... La che è la cosa zero. Ho toccato pure quello, ti vedi? Aspetta. Sì. Ma... Ciao. Ciao. Come va? A posto. Chiudi. Previsione. Qua. No, non luce. Voglio bene io. Sì, ciao. Sono. Sì, vengo domani alle 11. Vediamo. Sì. Ciao, buonasera, che fai? Ciao. Che bella niña mia, fai con la mano faccio i piani, vieni. Io vengo. Fatti sta! Questa cosa buone feste c'era pure in quel bar. Sì. Oggi. Questo qua. Buone feste se solo lo stesso. Ciao. Ciao. Lo stesso tipo che mi guarda, però quello che guarda altrove, tipo Franciluccia. Allora 22:38 3 gennaio 2023.